La 500 è la vettura che è nata più volte in Fiat e questa è la vettura che ancora ha beneficiato di un'esperienza tutta Fiat. Visto che ci siamo occupati di una chicca, di un prodotto così particolare e radicato nella nostra immagine, che è quasi venuto naturale ripetere in qualche modo il miracolo, la combinazione degli elementi importanti. Anche se il motore è passato davanti rispetto alla nuova 500 del 57, si chiamava nuova, l'idea è proprio stata quella di attualizzarla, di renderla moderna e senza compromessi su cosa esprimeva e su che cosa rappresentava come 500 di oggi. Una dimensione che la porta ancora ad essere la più piccola rispetto a tanti veicoli che sono cresciuti di stazza, non parliamo dei SUV, ma parliamo di una crescita proporzionale su tutti i segmenti di vettura. La 500 nei suoi 3,5 metri è capace di trasportare le 4 persone con una comodità direi estrema per una dimensione, una taglia di quel genere, anche offrendo una tipologia coupé dell'abitacolo che comunque preserva l'abitabilità ai passeggeri posteriori e dà un'aerodinamica considerevole alla vettura, tanto da essere poi certificata e omologata come Euro 5. Ma il design della vettura è la cosa più interessante, perché nasce spontaneamente da un gruppo di giovani progettisti, allora facenti parte del team dell'Advanced Design, alle prese con un concept car. Questo concept car nel 2004 è stato presentato proprio qui, in questo spazio a Ginevra, e non ce l'aspettavamo proprio, è stato un successo inaspettato, un successo di pubblico all'unanimità, e addirittura la 500 era circondata di bellissimi esempi del design italiano e quindi era nel suo contesto, nel suo spazio, è stata capita per quello che era ed è stata pretesa dal pubblico, dagli utenti, dai giornalisti. Abbiamo passato un anno di meditazione perché non c'erano effettivamente le finanze per poter mettere sul mercato la 500, ma poi nel 2005 gli stessi designers hanno affrontato un lavoro ancora più sfidante, quello di proporzionarla su una meccanica che, partendo dalla Panda, ha permesso di raggiungere quelle qualità sia meccaniche che di uso che oggi parlano ognuno di 500 e di 5 su tutti gli aspetti, dall'omologazione appunto Euro 5 alle 5 stelle di urto secondo la normativa Euro NCAP e quindi in qualche modo una soddisfazione polivalente su tutti gli aspetti. I designer di 500 sono un team veramente giovane su cui io ho esercitato un ruolo e un'attitudine che è quella della comunicazione dall'azienda verso il top management, verso anche l'esterno, creando una comunicazione stretta. È nato anche un sito web che ha parlato di 500 per un anno, anzi per più di un anno, perché abbiamo debuttato ai 500 giorni in anticipo, e questo ha permesso di completare la vettura in una sorta di piazza virtuale che è stata la miglior condizione per perfezionare il design. Conterei nel futuro di avere occasioni di questo genere, cioè di svelare un pochettino di ciò che stiamo facendo in gran riservo, per poi contare sul valore dei partecipanti dal web o dall'esterno dell'azienda per completare e mettere a punto un progetto. E questo spero che nasca per tutti i nuovi prodotti su cui le stesse persone del Team 500 stanno lavorando. Ci sono degli oggetti che si continuano a comprare senza nemmeno pensare che esistono, potrebbero esistere delle alternative, semplicemente perché ci siamo talmente affezionati e la loro funzionalità non ha mai mostrato cenni di flessione e per essere soppiantata da altri oggetti. Quindi c'è un valore affettivo, forse la 500 rientra proprio in questo, nella capacità di esprimere un atteggiamento, una simpatia. E il fatto che, come la 500 di 50 anni fa, mostra che Fiat riesce a proporzionare sulla vita degli oggetti su quattro ruote, e questo essere un size matters, come dicono gli americani, cioè una questione questa volta di proporzioni più che di dimensioni, perché in questo caso la vettura non è cresciuta, semplicemente si è adeguata e ha attuato veramente il cambio tecnologico. Se poi vediamo la proliferazione di oggetti che sono diventati standard, avvenuta
negli anni 60, capiamo che questo era dovuto alla mancanza di riferimenti e di modelli concorrenti, ma ha generato delle forme così inusuali e così destinate poi a durare che in effetti ancora oggi ne gioviamo. E sulla 500 non è stato assolutamente difficile coniugare funzionalità, usabilità e una forma così emblematica e così importante per noi. Questo stand che della Fiat ha fatto ormai un emblema tangibile e tridimensionale come il 500, ci sono degli oggetti che sono assolutamente inediti e nuovi nella logica d'uso, come il fiorino nella versione passenger car, quindi una versione passeggeri, cosiddetta panorama nel nostro gergo, che mostra un'altra qualità di Fiat, che è quella che attraverso un veicolo apparentemente funzionale si può incarnare lo spirito della vera automobile utilitaria moderna, capace non solo di assolvere il compito dello spostamento da per l'ufficio, ma di offrire una vettura a tuttofare con una forza evocativa ad altri mondi come sono quelli dell'avventura, della fiction, dell'immaginazione. E allora anche il taglio dei vetri di questo fiorino è tutt'altro che banale, vuole portare l'equipaggio di questo veicolo verso mondi immaginati e anche, perché no, reali, attraverso una vettura che sa fare veramente tutto. È la cosa che apprezzo di più, è questa nota di colore e di naturalezza che ha questo veicolo nel nostro stand. E senza parlare di una gamma che si è rinnovata completamente, che continuerà a essere adeguata all'ultimo family feeling, come chiaramente i modelli grande punto, croma, che stanno riscuotendo ottimi successi, così come la Panda, e tali da aver creato quasi dei classici, non dico equivalenti alla 500, ma di forte impatto anche solo per il nome che portano. Internet ha creato la casa delle persone che hanno voglia di comunicare, di creare interscambio, ha creato la casa delle aziende, soprattutto una casa che è sempre piena di amici quando le case hanno qualcosa di interessante da offrire. Diciamo che più che una vetrina è una piazza internet, quindi va usata come tale, senza apparenti speculazioni, perché l'immagine viene da sé, l'importante è portare cose interessanti, nessuno va in luoghi, anche se virtuali, dove non succede niente di interessante. Quindi, come la interpreto io, è sicuramente una aspettativa, e nello stesso tempo in questo momento stiamo lavorando affinché succeda qualcosa sul web che ci faccia progredire. Direi l'aspettativa è quella di poter disegnare letteralmente l'automobile in questi frangenti, con queste connessioni. Peraltro l'interscambio, la qualità delle comunicazioni ormai ci permette di scambiare veramente del materiale interessante. Moltissime delle idee sulla comunicazione, sul design degli accessori della 500 sono arrivati come prodotti finiti attraverso internet e ci hanno permesso di realizzarli e di prototiparli immediatamente. Quindi ho veramente la fiducia e la confidenza di basarmi molto di più in futuro su questo modo e metodologia di incontro e di amplificazione delle possibilità. E sulla, mi ricordo quasi con nostalgia una prima chat fatta sul web, era il 99, avevamo realizzato un'automobilina così innovativa, si chiamava Eco Basic, che c'era venuto voglia di parlarne sul web attraverso questa chat, e mi ricordo quanto gli allora pionieri di questo modo di interagire fossero già interessati alle automobili e quelle Fiat e di quelle innovative. Quindi penso che avremo solo da iniziare ormai a considerare normale questo media, questo modo di incontrarsi.